I social media per tanti giovani durante la pandemia sono stati l'unica finestra aperta sul mondo con tutti i rischi che la rete nasconde. Allora ha fatto tappa a Genova il tour della Polizia di Stato su questo delicato tema. Federica Cimignoli. È arrivato oggi a Genova il track della Polizia di Stato contro il cyberbullismo. La campagna itinerante Una vita da social, giunta alla nona edizione, è partita da Bologna a novembre e toccherà 73 città italiane da nord a sud. Un'iniziativa che quest'anno assume particolare importanza perché durante la pandemia, per la maggior parte dei ragazzi, ma anche per tanti bambini, i social sono diventati l'unica finestra sul mondo. A bordo del track è salito un testimonial d'eccezione. Dico a questi ragazzi di affidarsi ai propri genitori, ma anche alle istituzioni, alle maestre, agli insegnanti, perché comunque non bisogna avere paura di chiedere aiuto, non bisogna avere paura di chiedere informazioni su qualche cosa che non si conosce. Per la generazione nata negli anni del digitale, interagire con i social è il modo più semplice per comunicare, ma muoversi abilmente in rete non significa riconoscerne le insidie. I dati si attestano intorno a una crescita dell'80% dei reati. Sono minori che vengono adescati sulla rete e quindi bisogna aumentare la sensibilità di tutti a 360 gradi. Ho sentito genitori dire: sono tranquillo perché mio figlio è in cameretta a giocare col computer. Ecco, quello è il momento in cui tuo figlio è esposto maggiormente ai pericoli. Perciò avvicinatevi a lui, avvicinatevi ai social, cercate di conoscere questo mondo. L'obiettivo del tour Haters e Piccoli Eroi, realizzato dalla Polizia Postale in collaborazione con la Questura e cofinanziato dalla Commissione Europea e dal Ministero dell'Istruzione, è proprio quello di sensibilizzare più giovani, le famiglie e gli insegnanti ad una sana connessione. Sapere che il pericolo può correre facilmente in rete è il modo migliore per allontanarlo.